già mi conosce perché camminano con me, mi parli tutto qua. Per voi che non mi conoscete, io sono Gigi, sono istruttore, faccio tutto il programma sulla prima pagina e comunicazione, tutto di più. Cosa succederà? Che questa attività si chiama BAG perché braccia, addominali, gambe e glutei, per questo si chiama BAG. Prima era gag, perché non c'erano le braccia, perché erano gambe, addominali e glutei. Invece io ho detto, perché non fare anche le braccia? Esatto, perché servono le braccia? Perché le braccia servono anche nella vita quotidiana per sollevare peli, quindi è proprio un recupero per tonificare tutto il corpo. Non, per voi non sarà solo la camminata, quindi non sarà quello che facciamo nella camminata, faremo 10 minuti, adesso lo 10 minuti, un quarto d'ora di gara, prima riscaldamento, poi tutti degli esercizi per le braccia, bravo, tutti degli esercizi per le gambe, degli esercizi per i glutei, tutto come non lo trovavo? All'incirca durerà, ciao Manuela, durerà 50 minuti all'incirca perché è molto intenso, poi vediamo, oggi c'è la musica bassa, proveremo la prossima volta, ci organizziamo meglio ad avere la musica più alta, perché così cercheremo di fare tutti gli esercizi a tempo di musica. Perché a tempo di musica? Perché la musica, uno, è più divertente, due, la musica ci dà il ritmo per fare gli esercizi. Per voi che fate camminata non c'è la musica, quindi non dobbiamo seguire un ritmo per fare gli esercizi di tonificazione, è più divertente se c'è la musica e se si può tenere la musica. Oggi la terremo bassa, tanto è soltanto per capire. Oggi è molto soft, sarà proprio perché non vi conosco, perché dobbiamo capire. Qualsiasi cosa che non vi torna, dolorini, fastidi, non ho capito, prima di farlo, me lo dite. Tu stai già registrando. Okay. C'è qualcuna che non vuole apparire sui video? Perché questi video vengono pubblicati. Ok, no, qualche pezzettino, frammento di video verrà pubblicato. Perché? Perché il sindaco sa che stiamo facendo questa attività, il comune di Mucinasco ha dato il patrocinio per fare questa attività, io sono Gigi, collaboro con l'Hauser, la rappresentante in questo momento è Patrizia dell'Hauser e Valentina, in collaborazione noi con Hauser e anche il piccolo atleta, in collaborazione noi due abbiamo chiesto il permesso al comune e il comune ha detto che bello, fino a maggio un'iniziativa gratuita per le persone, ce ne erano iscritte 20, poi logicamente è normale, è un problema, una cosa, un altro, fino al 31 maggio, ponti, salvo i ponti, le feste, si può venire tutte le lezioni, si può venire tutte le lezioni, ci ma sarà anche prima. No, tolto le feste, i ponti, tolto tutte le feste. Cosa succederà dopo? Che o anche adesso creeremo un gruppo di WhatsApp in modo che io vi posso comunicare con tutti voi. Tendenzialmente lo useremo solo per le comunicazioni di servizio. Per chi fa Fit Walking ci sarà il gruppo di Fit Walking, poi ci sarà il gruppo di tonificazione. In modo che qualsiasi cosa, chi c'è, chi non c'è, per qualsiasi domanda potete scrivermi privatamente. Perché non c'è Elena, perché chiederò come Elena già ha un impegno, non so se ci sarà perché lei non è titolata per fare questa attività, quindi adesso stiamo cercando di capire, di fare in modo che lei possa partecipare o come allieva, però non era carino, insomma, e quindi stiamo cercando un po', allora per evitare ogni imbarazzo, ogni cosa, abbiamo detto ok, parto io a fare questa cosa e poi capiamo come. C'è anche un'istruttrice di Pilates che vorrebbe venire a collaborare con me, è probabile che Elena si occuperà del Fit Walking e questa ragazza che è di Pilates collaborerà con me per fare questo. Bene, avete delle domande da farmi? Si chiama anche lei Elena? No. Di Pilates. No, non si chiama Elena. Quindi cosa succede? Facciamo prima un riscaldamento. Ci sarà una parte che tendenzialmente potremmo fare tutto con le scarpe. Se non le scarpe non ti preoccupare, tendenzialmente tutto con le scarpe. Alcuni esercizi che saranno quelli con le braccia e quelli magari più statici, se volete potete togliervi le scarpe. Non è obbligatorio, cioè. No, non vi preoccupate. Alcuni esercizi statici senza scarpe, se volete,
alcuni esercizi dinamici e meglio con le scarpe per te, non ti preoccupare. Io sono famoso perché mi ricordo i nomi proprio così al volo. Perfetto, tu ti chiami Assunta, no, Assunta è Carmela, Ada, Mario, poi abbiamo Susanna, poi abbiamo, non è Margherita, non è Stefania, no, Antonella, poi abbiamo Vanoni, nonché Ornella, Assunta, Emanuela, Gisella e oggi Valentina farà la mia assistente. Perfetto, vedete che lei è un'ex obesa, da quando si allena con me la vedete com'è, come è diventata. Era una donna inguardabile, era 130 kg, grazie alla mia cura potete vedere com'è. Perfetto. Quindi cosa facciamo? Iniziamo a girare sul perimetro. Qual è il perimetro? Il tavolo, il muro. Brava Valentina, vai davanti, i tappeti e giro, giro, giro. Cosa deve avvenire in questa fase? Rilassamento. Anche se... come faccio a rilassarmi? Guardo sempre verso l'alto. Prendo aria col naso, fuori con la bocca. Aumento un po' la velocità, siamo sempre una processione. Valentina, aumenta. Guarda che queste sono donne dinamiche, eh. Certo, uscite dalle righe, basta che giriamo in cerchio. E devo, cosa devo fare? Iniziamo ad attivare un po' le braccia. Guarda me, guardate sempre me, no? Le spalle, via, aumento un po' la velocità, via. Ada, aumento, giusto, aumento la velocità. Mari, via la velocità, dai. Velocità, va. Brava, se avete caldo ve lo dite che apriamo le finestre, prendo aria col naso, fuori con la bocca. Allora, potete decidere voi se partire dalle braccia o partire dai glutei. Andiamo. Se no parto io, partiamo prima con le braccia. No, partiamo prima con le gambe, ho deciso. Sì, prima le gambe, prima le gambe. Andiamo, aumento un po' la velocità. Prova adesso. Brava Gisella. Gisella, aumenta un po' la velocità. Via, Gisella stamattina è in formice. Cosa fai, Gisella? Davanti. Wow. Oh, guarda con quei signori nuovi. Vedete che mi presento. Buongiorno, sono Gigi, sono l'istruttore di questa attività. Lei mi aveva chiamato, giusto? Per Rossella. Rossella. Lucio. Cosa stiamo facendo? Scusate, spiego. Bug. Come si chiama? Cosa vuol dire bug? Braccia, addominali, gambe, glutei. Un po' per uno che tonifichiamo tutto. Quello che questa fase qua è il riscaldamento per respirare e rilassare. Non fate nulla che non vi torna. Via, andiamo lì, poi adesso andate. Facciamo un giro anche per loro, per... non mi ricordo più il tuo nome. Lucio, Lucio. Finalmente arrivano gli uomini insieme a Gino. Andiamo! Lucio, cosa devo fare? Prendo aria col naso, fuori con la bocca, rilassare, bravissima. E tu invece ti chiami? Rossella. Non vi ho chiesto se vi posso dare del tu. Certo. Ah, ok, non mi devo dare del lei, no. Va bene, Rossella, aumenta la velocità. Occhio perché quando prendo la confidenza poi è finita, eh. Andiamo, andiamo. Via lì. Cosa faccio adesso? Vado vicino a quel muro lì e iniziamo il lavoro con le gambe. Là, brava lì. Bravo Lucio, vai vicino a quel muro lì. Bravo Gino. Cosa succede? Gambe, quindi... questo programma si chiama tonificazione di braccia, addominali, gambe e glutei, ma qui stiamo cambiando le cose. Perfetto, allora Daniele, mentre venite verso di me, cosa fate? Faccio un passo, uno, due, faccio un passo, cosa tonifico? Questo muscolo qua, non fate nulla che vi faccia male o che vi dia fastidio. Apro le spalle, guardo verso l'alto, faccio un passo, uno, e faccio un passo, uno, quando volete, non lo devo fare io, lo devo fare io. Bravo, bravissimo Lucio, brava, distendo le braccia, lì, via, bravissima Rossella, poi l'acqua, domani, domani dovete camminare, brava, guarda me, le gambe sono all'altezza delle spalle, apro un po' le punte, brava Ada, bravissima, tu hai già fatto sport, che sport fai già, nuoto, ginnastica dolce. Basta con la ginnastica dolce, basta!
Bisogna un po' attivare. Basta con te. Il maestro è un mio amico. Beh, appunto, si vede. Dai, via, via, dai. Dai, ma è già mia amica. Dai, basta col pilate, roba dinamica adesso. Anche perché se la provo costume alle porte. Esatto. Cosa succede adesso? Dopo tardi. Guarda me, ascolta me, guardate me. Cosa faccio adesso? Valentina, mettiti lì, mettiti su quella riga lì. Gino, dietro Valentina. No, no, rivolta verso il muro, rivolta verso il muro. Stai lì. Vai Gino, guarda me, mettiti con le braccia così poi ti spiego. Via, mettetevi tutti dietro, fate una fila a questa distanza. Bravo, un'altra, bravissimo. Facciamo un lavoro con le gambe. Vai un po' più avanti Valentina, così ci stai lì. Stai lì, stai lì, stai lì. Cosa succede adesso? Vieni lì, giù le braccia. Guardate me, sempre porto le mani verso le gambe. Scendo, 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 arrivo fino alle ginocchia. Bravo, sto lì così. Sto così, rimango così, Gisella, vai davanti. Scusa, Assunta, passa davanti. Andiamo, voi state così. Più ci mettete meno tempo, meno state così. Dai così, avanti Ada, andiamo, dai così, dai così, dai così. Via, via, via. Sei partita da sola? Non puoi partire da sola. Dai così, qui, qui c'è libertà di pensiero di fare. Sono lì così, eh? Dai, 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 via. Brava, via! Vai Manuela, vai in davanti! Via, andiamo! Dai così, eh! Se iniziano a tremare le gambe, la prendete con quelli che sono più lenti. Via, via, dai, Antonella! Stai così! Stai così! Sto così, andiamo, andiamo, andiamo! Brava Carmela, via, 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 via! Bravissima, stai così, andiamo! Dai Gisella, Ale, via, via! Lucio, ci siamo? Vai davanti, guarda che roba, ah, piano, piano, via, via, dai, dai qui con le gambe, stai lì così, via, 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 dai, dai, via, stai lì così, via, ancora, andiamo, vai Gino, chi è che era la prima? Ah, ma stai lì così, ancora, ancora, via, via, tu invece che sei molto anziana fai due giri, via, 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 vai, torni indietro, vengo su, ma succede, cammino, cammino e torni indietro. Vai Gino verso il muro perché così sciolgo le gambe. Sciolgo, 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 giro, giro, giro. Giro, 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 vieni verso di me. Dietro Gino. Dietro, dietro, dietro. Perché? Perché torniamo là e facciamo un altro giro. Difficoltà. Le gambe tutte a posto? Ah, quasi. Vediamo se riusciamo a fare un altro giro. Cosa succede? Cosa succede? Che quando tocca a me, più io sono veloce, meno sto. Se invece andrei in passeggiata romantica, tutti stanno molto di più. Pronti? Aspetta, Gino. Sciolgo le gambe. Sciolgo. Ci sei, Valentina? Bravo, vengo un po' più avanti, Gino. Pronti? Le gambe in che punto sono? Adesso sono ancora attaccato. Pronte? Sciolgo. 3, 2, 1. Posizione. Via, là, via, via. Dai, Valentina, via, dai, 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 via, dai, 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 dove stai andando Ada? Via, via, brava, via, via, bravissima, bella corsetta leggera, leggera, via, andiamo, andiamo, dai, dai, che si aspettano meno, guarda che una modella, aumenta quella velocità, andiamo, via, via, bravi, guarda lì che roba, che roba, madonna ragazzi, via, vai Manuela, vai Manuela, bravissima, guarda come sei, via, andiamo, via, Antonella! Dai, 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 dai una corsettina, dai lì! Via, via, andiamo, andiamo, andiamo! Dai, dai! Madonna, via, dai, via, via! Andiamo, andiamo, andiamo! Vai Lucio! Lucio, mi raccomando, vai, occhio i femori qui, perché sono denunciate qua. Via, vai, 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 vai! Rossella, tutti rivolgi verso di me, vai, 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 vai! Vieni da questa parte, bravissima! Via, andiamo, andiamo! Manoni, seguiti lì, vieni di qua, via, dove stai andando? Là, andiamo, Gino, dai, 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 via, gira lì, via, parti Valentina, dai, dai, veloce lì, dai, 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 via, mettiti lì, andiamo, andiamo, via, via, dai, dai, che buona, via, dai, dai, via, 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 dai, 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 così, via, via, andiamo, 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 via, via, gira lì, via, gira, andiamo qua, dove stai girando? Qua, qua, dietro di me, via, via, chiamo Manuela, dai. Via, andiamo dietro, via, andiamo, dai, corra, 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 via, 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 via
Vai, via, tu stai andando, di là. Allora, ma da quella parte di là. Gira, 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 gira contro il muro. Bravo. Vai, Lucio. Dai, giù, giù in posizione. Dai, dai lì. Vai, 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 vai. Oh, Ornella, no, mi sembra. Via, dai, 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 via. Vai, vai veloce lì. Via, attenzione, dai, dai, l'ultimo giro, dai. Via, via, che tu eri l'ultima. Via, 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 via. Siamo lì, andiamo, vai fino in fondo. Via, via, vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Ecco, fermo lì. Vengo su, giro e respira. Oh. Giro, giro, cammino. Via, e sciolgo le gambe. E le gambe, forse le abbiamo fatte. E va bene, andiamo, guardo verso l'alto. Mi raccomando, le prossime volte portate una bottiglietta d'acqua e un asciugamano, perché si suda. Non pensate che questa sia la ginnastica dolce, quella roba molle che fa... Assolutamente. Con me, robe molli non se ne fanno. Ma le gambe tutto a posto per adesso? Tutto a posto per adesso. Ma chi li ammazza? Va bene. Cosa succede? Va bene, quindi vengo lì, se dovete bere, sistemate, sciolgo, sciolgo, se dovete bere, bevete. Si può bere. Assolutamente, assolutamente. Si può bere. Passiamo alle braccia. Braccia. Vediamo se siamo pari. Vediamo. Ah no, l'ultimo delle gambe, c'è l'ultimo delle gambe. Dove sono? Così ci vediamo bene. 11-22. Perfetto, va bene, abbiamo fatto le gambe, adesso facciamo le braccia. Cosa succede per le braccia? Allora, scendo una posizione vicino di fronte al muro, questa posizione qua, perché cosa farò? Bravissima, adesso ve lo faccio vedere io. Appoggio il muro, non è liscissimo, fate attenzione, fate male, quindi scendete in una posizione, quella che volete. Prima lo facciamo in piedi, dopo man mano vediamo cosa succede. Appoggio il pallone delle mani al muro, allontano i piedi. Cosa succederà? Vado sulle punte, guarda me, guardate me prima, vengo in avanti e spingo indietro, sempre con le punte sollevate, bravissimo, bravo Lucio, abbassa un po' le mani, ti ho chiamato Lucio, non so se sei, Lucio, bravi, guarda me Lucio, vengo in avanti, so, e spingo indietro, dietro, 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 bravo, cosa succede? Adesso mi sembra facile, perché? Ah, cosa, guardate me, fatemi un secondo. No. È all'altezza delle spalle. Delle spalle. Cosa succederà? Che sollevo sempre, perché sollevo la punta dei piedi? Perché così almeno ho più spinta contro il muro. Quindi spingo. Quando torno indietro non distendo le braccia. Se no, no, se no mi faccio male, sia al gomito, sia alla cuffia rotatoria che questa qua. E in più, se io ti uso come modella, se io tengo sempre le braccia piegate, il muscoletto è sempre contratto. Se invece io lo distendo, il muscolo si rilassa e tonifico meno. Così. Bravi, sempre con il gomito, guarda me, e guardate me, i gomiti alti, il gomito all'altezza delle spalle. Bravo, bravo, vieni avanti. So, bravo. Vieni avanti, brava, bravissimo. Dai Valentina, hai con le braccine lì, ma tu mangi oppure? Guarda me Ornella, alza bene, alza, brava. Certo, sì, non rispondere. Ah, va bene. Brava, via, apro qua, brava, via, apri bene. Non lo faccio veloce, l'importante è sentire, bravo Lucio, vai. Che cosa devo sentire? No, qua, qua, qua. Bravo, bravi, guarda me, guarda me. Lo devi sentire male? No, no, non devo sentire male, devo sentire il muscolo. Si resta sempre sulle punte. Sempre sulle punte. L'altra cosa, guardate me, guardate me. Non faccio questo avanti indietro col bacino, perché sennò sforzo la zona lombare. Sono le braccia che devono lavorare. Quindi blocco qua, stringo, avanti, su. Perché? Perché se faccio questo movimento le braccia non lavorano. Bravo Lucio. Lucio, tu hai fatto militare? Sì. Sì, si vede. Bravo, dai, via, dai, lavora un po', guarda verso l'alto. E guarda verso l'alto. Dai, andiamo. Brava Manuela. Guarda, guarda.
Bravo! Quello! Andiamo! Dai! Va bene! Adesso avete capito cosa fate! Cosa facciamo adesso? Lo facciamo insieme! No, questa era una prova. Quindi, braccia parto come? Con le braccia leggermente flesse, in posizione. Via! Andiamo, proviamo a farne 5, eh? Conto io! Aspetta! Aspetta! Come ti chiami tu? Mari. Mari, guarda me. Il bacino che viene in avanti. Guarda me, bravo. Bravissima, bravissima. E con il naso che deve arrivare a un centimetro dal muro. Ci siamo? Pronti? Su e su le punte. Via, uno, su, due, su, tre, vado vicino al muro, su, quattro, vicino al muro, fuori, l'ultimo, cinque, vicino al muro, rimango vicino al muro, cinque, quattro, tre, due, uno, spingo, fuori, te rubato. È rubato. Sciolgo le braccia, sciolgo le braccia, sciolgo le braccia. Difficoltà. Cosa succede? Che mi metto in posizione, vai un po' più la gima. Vieni qua su. Vado contro il muro. Io andrò contro il muro. Ascoltate me. E sto lì col muro. Farò partire prima Assunta. Parte. Va a toccare il muro. E torna indietro. Quando torna lì, rilassa. Vado in posizione. Parte ormai. Tocca il muro e arriva lì. E sciolgo le braccia. Meno tempo ci metto ad andare da qui al muro e tornare in posizione, meno tempo voi state con le braccia tese. Se invece me la prendo con calma, voi starete lì. Respiro. Andiamo, via, ci state tutti tra quel calorifero e quel calorifero? Bravo, logicamente Gino farà meno strada e anche voi. Mano a mano, va di fronte a Gino da quella parte. Voi scorrete là. Bravo, qua mano. Antonella va un po' in qua. Bravi, voi ci state tutti lì in questo spazio? Vai a fianco a Manuela, vai a fianco a me, Gisella. Vai a fianco a me. Perfetto, pronti? Allora, vi dirò di andare vicino al muro. Sto lì, parte prima Assunta. Va, torna e rilassa. Un centimetro in naso, un centimetro dal muro, eh? Pronti? Via, contro il muro. Vai, vai contro il muro. Dai, tengo. Stai lì. Dove stai guardando? Cosa succede? Devi sbagliare proprio. Rischia lì. Via. Vabbè, vengo su. Vengo su, rilasso. Sciolgo le braccia. Te lo dico io quando partire. Pronti? Via, contro il muro. Dai lì. Via, via. Partornella. Via, via, via. Dove stai andando? Lì, col muro lì di toccare. Dai, andiamo lì. Tocca la porta, torna indietro. Via, torna indietro lì. Via, via. Allora, via. Tengo lì con le braccia. Rilasso, torna indietro. Oh. È una tragedia ora che facciamo tutto il giro, bello, eh? Quello è! Va bene, adesso cambiamo lato, perché sennò partono solo loro. Sei pronta che parti te adesso, eh? Parto io? Sì, facciamo un po' di qua e un po' di là. Poi faremo così, cambio, io chiamerò il nome e quello che cambio parte. Posizione! Chiudi la bocca. Posizione! Aspetta, posizione! Quando tutti sono in posizione, vai Lucio vicino al muro. Faccia vicino al muro, Lucio. Bravo, via, vai, andiamo! Attenzione a non scivolare con le calzette lì. Via, via, così almeno facciamo gambe vicino al muro lì. Dai. Via lì con quella corsetta. Tu pensavi di fare una giornata, via. Andiamo lì. Rilasso! Adesso facciamo, per fare meno, chi partirà? Pate. Ornella. Rossella O.A. Questo è il mio corso, ti chiamo come vuoi. Adesso parte Rossella e Veronica, ma lei è Valentina. Vabbè, pronte? In posizione! No, tu Veronica, tu no, Valentina. Siete in posizione? Faccia vicino al muro.
Vieni, via, attenzione Rossi, attenzione Rossella, via. Dai Veronica, usa quelle braccia, dai, via, sta lì, via, controllo, rilasso. Madonna, ragazzi, ma qua è una tragedia, qua, con le braccia. Adesso parte, Susanna e Carmela. Quindi voi, Lucio, hai ragione. Lucio, pronto, ti faccio partire io. Di là, aspetta, dai lì. E tu vieni con me. E poi tutto quando tu dico io, però. Posizione, siamo lì. Vai, vicino al muro. Via, vai Lucio, muro e torni indietro. Vai, Susanna, dai lì. Tu che stai facendo? Più vicino, qua. Dai, sto lì! Bravo Lucio! Via lì! Via! Rilasso le braccia! Ma sciolgo le braccia! Chi è che manca? Manca Carla, Ada e Carmela, lì al centro sulla riga. Bravo! Non è una gara, è tanto loro devono sapere. Voi prendetela con calma, perché almeno loro tengono un po' di più con le braccia. No, non prendete. Pronte? Anche no. Pronti? Posizione! Dai, vicino al muro. Via voi due. Ah, Camilla, via. Tengo con le braccia. Vai, sentite il muscoletto qua che lavora. Sta lavorando? Dai, via. Bravissima! Dai con la velocità. Torno su! Ah, brava! Sciolgo le braccia! Come siamo messi a braccia? Regge? Sì, bravi! Perché? Cosa deve succedere? Devo rilassare. Non devo rimanere tutto duro, ma... Guarda, non farlo allora, se senti già... Cosa devo fare? Devo tenere tutte le braccia rilassate. Se invece sto così... Ho problemi, ho fatto il tendine. Non ti preoccupare, allora questo lo guardi. Vai a correre anche tu adesso. Via, là. Faccio solo corsetti. Sì, vieni con me. Vieni qua. Chi è che tocca? Allora, Gino? Qua. Vieni qua, voi due. Vieni qua, vai a farti una corsetta. Dai. Aspetta. Posizione! Via lì. Buongiorno. Dai posizione lì. Via. Cioè, via, stringo le braccia, tengo, tengo io con le braccia. Rossella, sta lavorando il muscoletto? Boh. Dai, tocco le torni indietro, via lì. Tu fai solo corsetto. Va bene, rilasso le braccia, l'ultimo, Manuela e Gisella, qua. Tutto a posto, Manuela? Bravissima. Sarà a posto. E che ne so? Posizione l'ultimo! Dai! Vai avanti, brava! Sta lavorando quel muscolo o fa finta? Sta lavorando! Posizione! Via! Dai! Andiamo Manuela! Alza un po' i gomiti! Brava! Sta lavorando il muscolo? Sta lavorando! Via! Va bene, dai, torni indietro. No, sto bene, però proprio. Va bene, faccio un giro e sciolgo le spalle e le braccia. Andiamo, via. Ma domani sarete dei fiori. Domani mi chiami, andiamo, giro un po'. Signor Franco, buongiorno, ci conosciamo? No, ci siamo già visti. Stai controllando com'è la situazione? Allora è uno storico. Andiamo, sciolgo le braccia. Allora abbiamo fatto le gambe, abbiamo fatto le braccia. Cosa abbiamo adesso? I glutei e gli addominali. Allora gli addominali lasciamoli per ultimo. Facciamo così, va. Dai, va bene. Glutei. Allora, cosa sono i glutei innanzitutto? Tutti sapete cosa sono i glutei? Ok, perfetto. Lucio, noi uomini, e Gino, dovete sapere che noi uomini nasciamo già con i glutei tonici, quindi questi potremmo non farlo. Noi nasciamo già con il gluteo tonico. Quindi cosa succede?
andiamo là, scegliamo un posto nella stanza in quella metà della sala. No, via, scegliete un posto dove volete. Qui se volete, adesso e dopo potete togliervi le scarpe, se volete. Allora, il gluteo è questo muscolo qua, questo paletto qua. Importante per la prova costume, perché gli uomini guardiamo solo. Vero o no, Lucio? Gino? Assolutamente. Quindi cosa dobbiamo fare? Per tonificare questo muscolo che tutti abbiamo, dobbiamo farlo lavorare. Per farlo lavorare ci sono tanti sistemi. Uno, quale potrebbe essere? Quello che devo attivarlo. Per attivarlo, uno dei tanti esercizi è quello di portare la gamba destra vicino al gomito sinistro. Right. Perché? Perché io porto sulla gamba e il muscolo, se voi portate, se voi fate questo esercizio qua, solo questo, e portate la mano sul gluteo, la gamba che si solleva, sentirete che il gluteo fa questo lavoro qua. Eh sì, bravissimo. Funziona? Sì. Devo controllare io o ci pensi tu? Ra, consentila, ra. Se non vi sentite sicure per l'equilibrio, potete fare anche questa cosa qua. Vi appoggiate e fate lavorare questo. Anzi, facciamo così, come le ballerine. Braccio destro appoggiato al muro. Tutti i braccio destro appoggiato al muro. Bravo, andiamo. Dai, vengo qua avanti, vieni avanti, vieni avanti, Lucio, di qua, Gisella, da questa parte qua, tutte di qua. No, oh, via, come le ballerine, Manuela, in prima fila. Dove stai andando fuori? Lì. Cosa succede? Guarda me! Siete in questa posizione qua? Ok. Con la gamba sinistra, che è la gamba esterna. Quindi io lo farò di qua. Ok. Gamba sinistra, guarda me. Allungo il braccio. Fuori. Guarda, se mi sembra scuola di danza. Guarda me, no, 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 non incrocio. Guarda me. Con la gamba, questa qua. Su. Senza appoggiare. Alzo. Alzo. Alla gamba sinistra. Con la gamba sinistra. No, 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 no. Con la gamba esterna al muro, in modo che col braccio vi sorreggete e l'altra gamba può lavorare. Via, via, brava Manuela. Brava Manuela. Brava, solleva questa gamba qua. Questa. Bravissima. No, no, verso su. Verso su. Guarda. Su. Su. Dritta, dritta. Senza appoggiarla. Sempre su, sempre su, via, via, alto, no, 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 alto bene, guarda me, su, 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 va bene, gioco giù, quindi avete capito come funziona, va bene, pronti, adesso lo facciamo insieme, 5, poi cosa succede? Ne facciamo 5, mi giro dall'altra parte e facciamo l'altra gamba, questo è solo per i glutei. Poi insieme ai glutei fare qualche interno corso, così almeno facciamo un tutt'uno e non se ne parla più. Pronti? Io lo faccio da quella parte, così mi vedete. Per me sarà la gamba sinistra, per voi sarà la gamba sinistra. Allora, tutto torna. Toni! Pronti? Sollevo, sono fermi. Via. Uno, giù. Due, giù. Tre, giù. Quattro, giù, 5, giù, e sciolgo, giro dall'altra parte, bravissimo, giro di lì, pronti, sulla mano, io mi metto così, per me sarà la gamba destra, per voi, la gamba destra, perfetto, tutto tu, Manuela ci sei? Su, dai così, andiamo, 1, giù, 2, giù, 3, giù, 4, giù, 5, giù, bravo, sciolgo, Rossella tutto a posto? Proprio poi tornate a casa, prendete occhio, il busco va tutto insieme e passa tutto. Giro dall'altra parte, giro di là. Quindi, diamo un po' di velocità adesso. Valentina, posizione, poggio la mano, guarda me adesso cosa fa, faccio vedere io. Alzo, un po' più di dinamica, 1, 2, 3, aspetta, prima faccio vedere come lo fate. Ciao, 1, 2, 3, il ginocchio dove deve arrivare? All'altezza dell'anca, perché se faccio questa roba qui,
Mentre lo fate, se volete potete portare la mano sul gluteo così capite cosa sta succedendo ai vostri glutei. Quest'estate avrete dei glutei proprio da uno. Che Belen veramente vi fa un bacio. Manuela, ci siamo? Va bene, 3, 2, 1, posizione. Guarda me. Dinamiche, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, giù. Gira dall'altra parte. Andiamo. Via, via di là. Posizione. Via. 1, 2, 3, 4, 5, giù. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ma che roba. Vale. Facciamo sia il gluteo. Vai bene. Ah, se dovete bere, assolutamente, noi non lo sono fermati. Glutei e interno coscia. Come si fa? Lo faccio di qua. Su, giù, apro. Su, giù, apro. Su, giù, apro. Via, provare. Facciamo una prova, di volta di là. Vieni, vieni, Lucio. Su, bravo. Guarda che vedo qua. Sei giù i video che vengono fuori. Andiamo, manda me. Vengo giù e poi quando è parallelo apro, via, apro, brava, apro, giù, guarda me, prima abbasso e poi apro, qua, su, giù, apro, giù, su, apro, brava, va bene, lo sapete fare. Adesso iniziamo con la vera. Scusami, tutto a posto? Senti già il brutto che sta salendo? Vado da urlo, vado. Pronti? Diamo un po' di dinamica, una roba smoscia, dai, ma che roba smoscia, dai, dai, pronti, in posizione, su, giù, apro, su, giù, apro, su, giù, apro, andiamo, andiamo, via, via, andiamoli, brava Rossella, non litigare con le gambe, vai, andiamo, andiamo, via, brava Gisella, facciamo lavorare i tuoi glutei, alzo bene, vai Valentina, cos'è quello qua, via, 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 no, alzali, vai, vai, stop, giro, ma è vero, l'ho dimenticato, gli avevo detto 5, prima avevo detto 5, va bene, Manuela gira dall'altra parte, bravissimo, va bene, ci siamo? Madonna, si dice in posizione, osserva, pronti? Vai, via, dai, giù, su, apro, dai, via, faccio lavorare, bravo, su, apro, dai, 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 alzo bene quelle gambe, via, via, dai, dai, via, via, andiamo, andiamo ancora, andiamo ancora, dai, uno, via, due, tre, no, li abbiamo già fatti, via, via, andiamo lì, bravo Rossella, mamma mia, che glutei che sta venendo, proprio già, va bene, sciolgo, sciolgo, dai, faccio un giro per rilassare le gambe, no, è possibile che sentiate già adesso glutei, gambe, tutto attivato? Sì. Brava Manuela, dai che quest'estate lì che costumino che ti metti, guarda. Un marichino lì. Va bene, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto le braccia, abbiamo fatto le gambe, abbiamo fatto i glutei, signori. È arrivato il momento dell'addominale. È arrivato il momento clou, signori. Adesso sì che ridiamo. Allora, facciamo così. Ci stiamo tutti due però in tappeto? Sì, dovremmo starci, non ricordo. Quindi ogni quattro persone, scegliete di voi, prendete un tappetino. Sì, prendete quello che volete. Sì, 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 la prossima volta portate un asciugamano. Quindi quattro un tappeto, quattro un tappeto. Direi quali spiego io come fare. Va bene, vai, vai mano, vai con loro. Va bene, quattro, scegliete un posto, scegliete un posto. Lucio, vai con la pollettina. Tu non ci sei. No, con loro, sì, bene, sì, va bene. Allora, voi vi mettete qua, voi mettetevi qua, potete scegliere voi dove volete, qua. Sì, scegliete voi qua. Là. Là, là, giù Valentina, bravissima. Scegliete voi là. Cosa succede? Vediamo se ci sta. Allora, due, se volete farlo. Cosa succederà? Che se lo sdraiare la persona sarà a fianco, no?
se non ci sa che prendiamo un'altra. Preferite un altro tappeto? Prendete un altro tappeto, già. Va bene, andiamo. Facciamo la qua. Dai. Quindi voi due siete insieme? Voi siete una coppia? Siamo così. Va bene! Quindi, cosa succederà? Cosa succede? Voi siete insieme, voi siete insieme. Voi siete due. Lucio vai con voi un altro insieme. Voi due. Valentina vai con lei. Gino lo vuole. Voi due siete insieme. Ma ci sono. Ma lei vuole fare. Ma dovete fare insieme perché ti ha scritto. Cosa succederà? Sì. Avete due soluzioni. Proviamo a fare una soluzione più soft. Gino vieni davanti, appunto per. Una persona si siede, perché dobbiamo far lavorare anche su questa domanda. Una persona si siede, la siede da qua. L'altra persona o tiene fermo con le mani o sale con i piedi sui piedi. Direte no, perché. Cosa succederà? E io sarò in questa posizione. Parto così. Quindi lui terrà fermi i miei piedi. A quel punto cosa fa? Guardo verso l'alto. Quindi guardo in faccia l'altra persona, vado giù, a metà, quindi non per terra, non su. Se non riesco ad arrivare a metà, è sufficiente appena. Cosa devo sentire? Il muscolo che lavora. Il muscolo lavora anche se sto così, non lavora se sto così, non lavora se sto tutto chiuso. È la prima volta, sperimentiamo, capiamo. Non deve fare male. L'obiettivo non è farsi male, l'obiettivo è sentire questa zona qua che rimane in tensione. Qua logicamente io potrò fare questo, qua, via. Però logicamente via. Quindi proviamo, andiamo in posizione. Quindi scegliete. Ok, prima di partire. L'altro sistema è che io posso tenere le mani. Guardate me! L'altro sistema, no, un sistema è quello di salire con i piedi. Il secondo sistema, tengo con le mani. L'altro sistema è che io mi siedo sul. Che io mi siedo sui piedi, logicamente non schiacciando, e appoggio la schiena sulle sue gambe, così lei può fare quel lavoro lì. Scegliete voi qual è la cosa più comoda. Vai, brava Noela, bravissima, guarda che roba. Scusa Gino, ti siamo disparati, anzi per così Gino, vai con quella signora lì, che così Valentina viene con me. Va più avanti Manuela, bravo Lucio, posteri, vieni su, ok, non ti preoccupare, puoi salire sui suoi piedi, però senza farmi male, bravo, benissimo, bravo, così va bene. Allora, cosa succede? Ok, visto che siete tutti, no, fate così, cosa succede? Che mi chiudo, cosa vuol dire mi chiudo? In modo che le braccia, bravo, porta con le mani, bravissimo, rimango così, rimango su, ok, via le mani, bravo. A questo punto provo a fare una prova, perché è una prova, cosa proviamo? Guardate me, provate prima voi due, perché due alla volta? Perché vi guardo che sia corretto, in modo da non farvi male. Quindi voi due, pronta? Vado un po' indietro. Tieni così. No, senza le braccia. No, devo andare più indietro. Così va bene. Bravo. Prova a sentire qua. Senti, via le mani. Bravo. Stai così. Fai così, torna su. Bravo. Quando torni su, cosa faccio? Uno. 2, 3, via. E poi cosa fai? 1, 2, 3, torno su. Bravo. Giù, un po' più giù. 1, ferma.
bene. Voi due, andiamo giù. Via. Fai così. Uno, delle mani. Due, tre, su. Uno, due, tre, giù. Uno, due, tre, su. Bravi. E ne fate cinque, poi cambiate. Fammi vedere. Delle mani. Vai! Brava Rossella, su! Giù! Uno, due, tre, su! Brava! Via! Quando avete cinque, cambiate! Cinque! Quante ne fate? Una volta contando cinque. No, cinque volte. Via! Andiamo! Quando vi spostate molto, molto, molto lentamente, brava, perché? Via, non ti preoccupare Manuela, perché non c'è una non vi preoccupate, era solo per capire. Gino, te cosa stai facendo? Cosa ho fatto? Su! Tre! Due, uno, ciao! So! Bravo, dai, va bene, va bene. Alza, l'avete fatto voi? Via. Cosa succede? Che già fa, via. Vieni su. Metto le mani. Tre. No, no, quella è qua. Tre. So. Tre. Giù. Tre. So. Bravo. Ne fai altri tre. Già fare alzo, mi abbasso, mi siedo, noterete che già, cosa facciamo? Giù, prima lì, tre, due, uno, su, tre, giù, due, uno, giù, tre, due, uno, su, bravo, vai avanti, bravissimo. Cosa succede? Che già alzarmi, abbassarmi, giù, già quello è un'attivazione. Perché? Perché non siamo abituati in casa, mi siedo, mi alzo, mi sposto, già quello è un allenamento. Va bene, quindi fai, andiamo avanti con la domanda. Bravo, dai che ci siamo, facciamo un giro, mettiamo a posto i tappeti del faticamento e per oggi abbiamo finito, tutto a posto. Poi sceglieremo, porterò uno sgabello, perché per chi non può sedersi si può fare gli addominali su una sedia, non c'è una sedia adatta, non c'è una sedia. Sì, sì, sì. La prossima volta, per chi ha difficoltà o problemi di schiena, facciamo gli addominali sulla sedia, logicamente voi bravi. Va bene, dai, facciamo un po' di stretching, abbiamo finito. Ma ieri cosa avete fatto? Ci siamo? Abbiamo fatto ginnastica antalgica. Va bene, buona Pasqua. Quindi aspetta, rotazione delle spalle, sciolgo, si dice sempre. Quindi mercoledì prossimo che data è? 24, 17, 7. Ok, quindi Patrizia ha tutti i vostri contatti? Io non ci sono. Voi no. Valentina, tu hai da scrivere? Io i contatti li ho lasciati. Per sapere. Ma ti do un foglio dell'agenda. Hai una penna? No. Ce l'ho io, questo di oggi. Prendi, per favore, i numeri solo. Allora, chi non fa... Ornella, vai di qua. Vuoi la penna o no? Vuoi di qui, Gino, vai di là.